Signori, come saprete, il nostro paese è minacciato da un gruppo di anarchici terroristi pronti a tutto e a comando di un esercito. Il piano è semplice. Vi dividerete in due squadre. La squadra A, capitanata da Endeavor, si focalizzerà sulla cattura del dottor Garaki e sul contenimento dei Nomu situati nei sotterranei dell'ospedale. La squadra B, con a comando Headshot, invece, partirà con un attacco a sorpresa alla loro base e dovrà neutralizzare e arrestare il più alto numero possibile di villain. Serviranno velocità, coordinamento e freddezza. Il futuro del Giappone dipende da voi. Domande? Sì. A inizio discorso ha chiamato solo i signori e non le signore. Vuol dire che noi supereroine non dobbiamo partecipare? Sì, ufficiale, è stato offensivo. Mi dai il tuo numero? Ci risiamo con sta retorica nazi femminista. Il solito discorso troglodita maschio-femmina. Io sono non-binary, perché non ha usato la schwa? Ha ragione pure lei, ufficiale. Me lo dai il tuo numero? Mi hai appena dato della donna? Addio, scusa. Perché a comando ci sono due maschi? Sento puzza di patriarcato. La verità è che ormai sono i maschi bianchi dietro ad essere discriminati. Io sono mezzo pesce, che vogliamo fare? A me piacciono i treni. Ripartiamo a bomba con la sesta stagione della serie più inclusiva dell'animazione dopo i Looney Tunes. Il mio fucile birichino l'ha ferita. Secondo voi è il coniglio che è alto quanto un essere umano o è il cacciatore che è piccolo quanto un coniglio? Il giorno è arrivato. Le squadre e le rispettive retroguardie, ciao Chaco-chan, sono in posizione. Il tutto verrà supervisionato dalle forze dell'ordine che per l'occasione hanno affittato la sala controllo del Geofront. Oh mio Dio, è Godzilla! Si dia il via alla missione. Chi mena per primo, mena due volte. Via veloce! Troppo veloce! Squadra A! Ce la faranno i nostri pro hero a trovare il dottor Eggman? Ma soprattutto, ce la faranno a evacuare un ospedale che è pieno di vecchi che aspettano da 4 mesi di farsi un attack? Non c'è più rispetto ormai! E c'ha ragione, signora mia! Peccato! Tuoi scolpisce ancora. Comunque sto coso può creare eserciti, copia le unicità, ci credo che lo fanno fuori. Corretto! Ma diamo un'occhiata alla squadra B, che ne dite? Qui è dove li bloccheremo! Qui è dove combatteremo! Qui è dove moriranno! Serrate i ranghi! Seguitemi! E vi ritroverete soli! Non preoccupatevi troppo! Perché sarete nei campi elisi! Ci saranno dei nuke! E degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Dovevi portare equilibrio nella forza! Non lasciarla nelle tenebre! Io ti odio! Va tutto bene? Maledetti eroi! Come si permettono di intromettersi nei miei piani per distruggerli? Salve, dottore! Lei non ci ha vista, per caso ha fatto la pubblicità del cacao? Senza troppi convenevoli, la number 5 hero best fit dark skin not furry waifu Mirko fa la sua entrata in scena con stile distruggendo qualche gnomo a suon di calzoni coi talloni. A suon di calloni. Pitica sa battuta, eh! Complimenti al genitore 1. Eppure i gnomo fic no, no! Botte! E via di gnomu che nomuneggiano, rinforzi che rinforzano, conigli che si estinguono, patapin che patapannano. Toshigaraki che fa l'aggiornamento dei driver. Dite che gliela installano una personalità stavolta. Non ci credo, è ancora al 70%! Fibra ottica ai miei coglioni! Risveglia la tua unicità con Nesquirk. Con cacao 100% greenwashing e vitamina A, B, C. Ma che cazzo sta succedendo? È partita la pubblicità, comandante! Ma mettete a di block, stronzi! Sarebbe immorale non supportare i nostri creator preferiti, comandante! Ma porca ma... Oh mio Dio, è Godzilla! Vittoria! Un minorenne con disturbi mentali è morto! Ah, una volta tanto il cattivone viene fermato prima della trasformazione finale. Finita la stagione. Prima che si svegli cattivo, andiamo a vedere la squadra B. Quindi, la tattica della polizia del rastrellamento a sorpresa si è dimostrata efficace. Vedi a fare pratica a quei licei. E il toy boy di Endeavor ha immobilizzato Twice. Una volta, non due. Ridete, stronzi! C'hai venduto. Eri frate, me c'hai vendute! Non fa così, andiamo! Se te consegni, darò una buona parola per te! Infame! Io mi fidavo di te! Te hai pigliato cuore mio e fatto a piezza! Oh, me merda! Vabbè, dai! Tu non sei omme, falché! Sei non verme! Oh! Ma da quando parli napoletano? Non ho già chiesto io di la scimmiezza mia! Posso unirmi alla sceneggiata? Ma che... Smettila di combattere il male da solo! Trova l'aiutante che fa per te su Hero Mate. Cristo, ma fate l'abbonamento a Premium almeno! Oh mio Dio, è Godzilla! Non c'è nessun Godzilla! Io mi dimetto.
Se vi aspettate l'ennesima battuta su Attack on Titan esigui. Bene, cioè male. Giganto Chad è attivo, il che significa che Shigaraki è vivo, il che significa che sta per andare tutto a meretrici, il che significa che parodizzare questa serie diventerà sempre più un dito in cu. Oh, guarda che bello il mantello, non me ne ero accorto. Giro, giro, tondo, casca il mondo. Casca la terra. Ah, ho dimenticato come finiva. Vabbè. Ormai non importa. Ah, ecco il dito. Lo sento bene bene. Shigaraki, oltre a vestirsi come Tetsuo ma più tamarro, ha deciso di distruggere lo stage prima ancora della boss fight. E per quanto la serie ci voglia far credere che gli studenti abbiano fatto in tempo a salvare la maggior parte dei civili, non è vero! Sono morte a migliaia! Le fosse comuni saranno enormi! Qui ci sono famiglie distrutte, bambini spappolati, cagnolini esplosi! Questa è una tragedia seria! Intanto Deku esiste. Oh, vuoi fare qualcosa? Deku-kun si rende conto che Shigaraki forse sta venendo a impossessarsi del One for All e, ricordandosi di essere il protagonista di questa serie, decide di allontanarsi il più lontano possibile dagli altri. E Bakulo marchio registrato? Ah, lui è di serie, è integrato al protagonista. Corri ragazzo laggiù. Nope. Qui ci doveva essere un pezzo di video in cui dicevo non siamo neanche a metà stagione, siamo già alla battaglia finale. Non l'ho registrato. Dove cazzo hai la barba? E benvenuti, signore e signori, o fate un po' voi, alla nuova edizione della Blues Ultra Royale! All vs. One Edition! Man in faccia men sembra combattivo! Abbiamo già visto nella scorsa stagione le sue capacità e dopo le aggiunte del dottore pazzo, il nostro ossigenato scazzato schiferito sarà duro da mandare KO. È anche vero che dopo il disastro della città gli eroi sono più motivati che mai e con Aizawa e Endeavor non avrà vita facile. Ok, lo scontro sta per iniziare, ma prima un messaggio per voi a casa. Hero Villain. Stiamo parlando di persone preparate che si allenano ogni giorno. Il minimo errore, anche la più piccola distrazione, può portare a conseguenze disastrose. A casa, a scuola, al lavoro, ovunque. Non provateci. Mai. Please, don't try this at home. Non fatelo a casa. Mai. E partiamo subito con Endeavor che lancia una fiammata micidiale! Oh, questo ha fatto male anche agli amici a casa! Shigaraki si dovrà mettere parecchio dopo sole! Aspettate, aspettate! Shigaraki va a muso duro contro il prof Aizawa per fermare il suo blocco unicità e... placcaggio magistrale di Deku! Non ero così teso da quella volta che il Dalai Lama mi fece la linguaccia! Che ne dici, Jack? Lo stavo guardando! Grazie, John! E uno, due, tre e... quattro attacchi combinati! Questa gag ha rotto, Ray, se si taglia una gamba. Cos'è? Volete anche un contesto adesso? Vi ricordate che il primo video durava un minuto? Bam! Shigaraki usa graffio. Merda, questa fa male. Finalmente è libero di usare i suoi poteri. Shigaraki mette la mano a terra, ma... sorpresona di Dekuman che sblocca un nuovo potere! Bravo, Deku! Eccolo lui che vuole sempre stare al centro dell'attenzione. Dai, sto scherzando. Facciamo un bel applauso a Bakugo che ha avuto una crescita personale mille volte migliore della tua. Bakugo è KO. Shigaraki rischia una denuncia per blackface. Io ho finito le idee per questo video 5 minuti fa e Deku! Deku? Deku-kun? Oh, che peccato. Ti ho bucato l'amichetto. Facciamo il ciddo, ce la vediamo noi. Oddio, ma le ho pagate le bollette? Toh, guarda, trauma mi sta traumi. Tramaumi. Fratellino, vieni a farti inglobare. Cosa non hai capito della parola consenso? È arrivato il bonifico. Per un pelo Deku non si lascia soffrire il One for All da uno Shigaraki più di là che di qua. Ma un pensiero latente si risvegliò nella sua mente. Che al pazzo delinquente serva l'aiuto di brava gente. C'è il grugnante e mi è preso un colpo. Ah, bene, sono arrivati i rinforzi. E certo, tanto non sta già durando un'eternità sta battaglia. Mo' questo che fa? Il detergente per capelli più veloce al mondo. Toc toc. Ho detto toc toc. Ah, chi è? Tuo figlio. Ti ho già detto che non leggo il manga. Infatti lo dico nell'anime. Ah,
Siete la sottotrama migliore di tutto l'anime. Allora, papà? Che ne dici? Ti piace come plot twist? E adesso basta? Ce ne potei più un cazzo? Quanto la vogliamo tirare avanti questa stagione? Santo subito! Un hero che non mi ricordo nemmeno chi sia interviene legando tutti quanti. Unicità? Legare tutti quanti. Ma molto stretti. Ed io sono il figlio di... Ma sta zitto, Filler! Ormai è diventato un deathmatch a squadre. Hero e villain non si danno un attimo di respiro. Il sangue misto alla polvere ha reso l'aria pesante. Chi vincerà? Ha ancora senso farsi questa domanda dopo tutta questa distruzione? Quante persone dovranno ancora perdere la vita prima di rendersi conto della vacuità della violenza? Oh mio Dio, è tornato l'Emilio Best Boy! Vai e spacchi il culo a sti stronzi! Fastemma non aveva perso i poteri. Piccola Eri, non è che mi rideresti i poteri? Subito, fra... Ricetti troppo coccolosa! No, dai, il gigante che si rialza, no, non ce la faccio più! Il gigante ricade. Ma allora ditelo che lo state facendo apposta! Aspettate. È... fatta. Hanno davvero vinto gli eroi? Practice time out. Cagna qui, stronzo! Ha dunque fine uno dei match che scriverà la storia, signore e signori. Botte, pathos, colpi di scena, morti. E non è nemmeno la finale dello scudetto del Napoli. Sto scherzando. Ringrazio tutti gli amici a casa. Un abbraccio, buona giornata e come sempre, andate contro ogni limite. Plus Ultra. Tranne quando siete in macchina. Giovane camerata! Non preoccuparti, ragazzo. Sei in un letto d'ospedale adesso. È finita per ora. Ti abbiamo convocato perché tu sappia cosa ti attende. Scommetto che in questo stesso istante mio fratello sta già scappando dalla prigione. E non gli ci vorrà molto prima di formare un nuovo esercito. Ma non è possibile! Oh, fidati, mio fratello sa essere molto persuasivo. Ciao, conquistiamo il mondo insieme. Lo sai che prima ero buona, vero? Però te ne sei andata perché hai scoperto che anche i buoni fanno cose cattive. Quindi secondo te mi dovrei unire a un ancora più cattivo? Sì. Ha senso. Ci aspettano tempi difficili. All for One scatenerà il caos tra i civili e sfrutterà il malcontento generale a suo vantaggio. Abbiamo perso molti eroi. E molti altri getteranno la spugna. È brutto da dire, ma ora più che mai si vedrà davvero chi è disposto a tutto per salvare il prossimo. E chi aveva un ideale troppo debole. Boia chi molla! Non sappiamo come finirà, ma tu... tu potresti essere l'ultimo possessore del One for All. Sei pronto a fare la cosa giusta? Io... voglio solo aiutare le persone! E vuoi aiutare anche Shigaraki? Se sarà in mio potere. Va bene. Ah, un'ultima cosa. Ciao. Ma ora ci sono le puntate dove faccio Batman. Ciao.